Prego, Matteo. Bene, buonasera a tutti e bentrovati a lunedì di Partecipacca, secondo appuntamento di un ciclo di informazione organizzato da ImageLine nell'ambito del progetto Partecipacca promosso da ImageLine, appunto, e finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma INCAP. Io sono Matteo Bernardelli e sostituisco indegnamente Gabriele Mongardi. Do il benvenuto a questo secondo appuntamento, come ci siamo detti, dei lunedì di Partecipacca, dopo quello che c'è stato dedicato al Piano Strategico Nazionale lo scorso 7 febbraio, e annuncio anche i prossimi appuntamenti che saranno in programma il 4 aprile dedicato alla gestione del rischio e il 2 maggio 2022 dedicato a sostenibilità tra ecoschemi e nuovo PAN. Siamo in una fase naturalmente di cambiamenti epocali, sia per quanto riguarda la riforma della politica agricola che quest'anno festeggia i primi o celebra i primi 60 anni di attività, istituita con i trattati di Roma nel 1957, ha preso avvio nel 1962. Al centro, naturalmente, la produzione e il reddito degli agricoltori. Oggi gli obiettivi sono naturalmente molto più estesi e abbracciano anche quella che è la sostenibilità non soltanto economica, che è fondamentale per la vita di un'impresa agricola, ma la sostenibilità sociale, che è la novità della riforma della PAC 2021-2027, che entrerà in vigore a partire dal 1º gennaio 2023, e la sostenibilità ambientale, che ha un peso sempre maggiore e per la prima volta. Lo dico portando la voce di chi è o di quanti sono un po' i detrattori di questa riforma della politica agricola comune, e ci sono, perché la PAC ovviamente è perfettibile e quindi non accontenta sempre tutti. Si dice che per la prima volta la parte ambientale ha una preponderanza rispetto all'attenzione economica dedicata all'agricoltore. Non sono completamente d'accordo, ma ovviamente siamo in un mondo libero. Io presento ovviamente i relatori di oggi e li ringrazio. Non mi vedete solo per una questione tecnica, un problema personale di computer, vi assicuro che non vi perdete nulla. Oggi parleremo di trasformazione digitale ed ecologica con la partecipazione di Guido Bonati, dirigente tecnologico del CREA PB Politiche e Bioeconomia, ed Eros Gualandi, presidente della cooperativa bolognese Il Raccolto. Io li ringrazio, così come ringrazio naturalmente tutti i partecipanti, che sono numerosi. Darei la parola immediatamente a Guido Bonati e lo ringrazio per essere qui con noi. Prego. Non la sentiamo. Io la Mi vedo. dovreste sentire adesso? Adesso sì, Penso di forte e chiaro. poter anche condividere lo schermo a questo punto, quindi passo direttamente alla condivisione dello schermo. È condiviso per caso? Lo vedete già? Perfetto. Sì, lo vediamo. Ok. Benissimo. Quando c'è la condivisione diventa tutto più lento. Bene, buongiorno a tutti. Come è stato annunciato dal nostro moderatore, io lavoro a CREA PB, quindi ho l'ente al Centro Politiche e Bioeconomia del CREA. Credo che tutti quanti conoscano il CREA, in qualche modo è un ente molto grande, molto diffuso sul territorio. Fra i 12 centri del CREA c'è anche il mio, appunto, Politiche e Bioeconomia. Il cui compito è anche quello di fornire supporto tecnico al Ministero dell'Agricoltura,
nel preparare la programmazione agricola e poi nel seguire l'evolversi della programmazione a livello di spese e di attuazione. Preparare la programmazione agricola vuol dire sostanzialmente che i colleghi del CREA-PB, in minima parte io peraltro, soprattutto altri colleghi del mio centro, lavorano a stretto contatto con il Ministero nella preparazione di tutti i documenti, fra cui il PSN. E nel preparare l'intervento di oggi io ho preso chiaramente in parte materiale che avevo già, diciamo, da altre presentazioni fatte in passato, ho abbondantemente saccheggiato la presentazione fatta ad un convegno sul futuro, sulla PAC futura del collega Alessandro Monteleone. Molte delle slide che presento sono sue, ma sono sue semplicemente perché Alessandro e il team di Alessandro è in questo momento il gruppo di lavoro che è più a stretto contatto col Ministero, più aggiornato su quello che sta succedendo, con i numeri giusti e diciamo le slide giuste anche, e una percezione molto chiara di quello che sta succedendo. Percezione chiara che peraltro in qualche modo viene distrutta, viene radicalmente modificata dalla situazione che stiamo vivendo in questi giorni, nel senso che abbiamo lavorato come CREA-PB per 1 anno e mezzo fianco a fianco col Ministero e con le Regioni nella preparazione del PSN, dopodiché gli scenari futuri, anche a livello di agricoltura, non sappiamo quali potranno essere, ma comunque saranno fortemente modificati dalla situazione di guerra in atto, che chiaramente non coinvolge l'Italia, ma diciamo ha pesanti ricadute economiche e pesanti ricadute anche sull'agricoltura. Lo si vede Ecco, immediatamente dall'aumento. Prego. la interrompo, faccio il cronista perché giustamente lei ha toccato quello che drammaticamente ci sta coinvolgendo sia umanamente che con ripercussioni dirette per quanto riguarda i mercati agricoli e dell'energia. C'è stata una proposta al recente Consiglio dei Ministri Agricoli da parte della Commissione europea chiaramente indirizzare le terre incolte a una produzione di proteine vegetali, naturalmente questo per ridurre un po' la dipendenza dall'estero. Scusi se Certo. l'ho interrotta, No, ma no, no, ma ovviamente è chiarissimo, cioè sì. facendo il cronista agricolo, Così come ci ovviamente sarà ho dovuto dare. sicuramente, ne parlavamo proprio prima di questo webinar con i colleghi appunto più direttamente a contatto col Ministero, con i vertici del Ministero dell'Agricoltura, ci sarà un fortissimo potenziamento di tutti gli interventi che riguardano il settore agroenergetico. Io mi sono occupato anche molto di agroenergie fino all'altro ieri. Fino a ieri, agroenergie era quasi una parolaccia nei palazzi che contano, perché bisogna dare importanza alle produzioni tipiche, alle produzioni food, e perché non bisogna sottrarre terreno agricolo importante per fare colture energetiche, beh, o per occuparle con pannelli solari. Credo che questi scenari cambieranno rapidamente nel corso delle prossime settimane, perlomeno questi sono i primi segnali che abbiamo. Allora, in questa presentazione io parlerò del perché la PAC è importante, alcune indicazioni di carattere strategico e poi velocemente accenno ai cambiamenti climatici e all'agricoltura digitale e come questa può, diciamo, venire incontro ad un settore agricolo più moderno, meno impattante, più efficiente e in linea con gli obiettivi che la PAC si è data. Perché la PAC? Perché sono soldi, sostanzialmente, detto molto banalmente. Per l'Italia, la PAC per il periodo 2021-2027, come sapete, la PAC è fatta su un periodo di sette, la programmazione è fatta su un periodo di 7 anni. 2 anni sono già passati, diciamo, con i vecchi schemi di programmazione, ma i fondi, questi 38 miliardi di euro per l'Italia, che sono di più peraltro, perché a questi bisogna aggiungere anche il cofinanziamento italiano, che è un dato ancora da calcolare, però diciamo 40-42 miliardi di euro di soldi che in qualche modo andranno all'agricoltura o agli agricoltori.
rappresentano comunque una somma estremamente rilevante, benché distribuita su 7 anni. E quindi è importante considerare la PAC perché, appunto, è in questo momento la più grande politica dell'Unione Europea. L'Unione Europea sconta il fatto di non avere una politica energetica comune, ce ne stiamo rendendo conto, però diciamo, è apprezzabile il fatto che abbia una politica agricola comune, i cui risultati si vedono. Ora la PAC, mi soffermo un attimo su questa slide, ha degli obiettivi che bisogna in qualche modo conoscere e valutare, nel senso che voi sapete come avviene l'attuazione delle politiche, o se non lo sapete ve lo dico rapidamente nei 30 minuti che ho a disposizione. Si parte da grandi documenti, da grandi enunciazioni di principio, grandi documenti strategici che anticipano di qualche anno o addirittura di decenni gli interventi che poi saranno messi in campo, saranno effettivamente realizzati. Questi grandi documenti strategici delineano le linee su cui ci si vuole muovere, dopodiché pian piano si procede con documenti sempre più dettagliati, granulari, fino ai bandi del PSR sostanzialmente, fino alle misure agroclimatico-ambientali o alle misure di sostegno dell'agricoltura biologica o alle misure del primo pilastro, che sono quelle che poi portano direttamente il sostegno agli agricoltori. Allora, fra gli obiettivi generali abbiamo promuovere un'agricoltura intelligente, resiliente e diversificata, in grado di garantire sicurezza alimentare a lungo termine, e questo sembrava un obiettivo vecchio, diciamo in qualche modo passato, e invece ci rendiamo conto adesso anche di quanto è importante. Ma oltre a questo obiettivo di carattere, così, come dire, di carattere agricolo, abbiamo anche un obiettivo di carattere ambientale importante, rafforzare la tutela dell'ambiente e le azioni per il clima e rafforzare il tessuto socio-economico delle aree rurali. Mi soffermo un attimo sull'obiettivo 2, rafforzare la tutela dell'ambiente e le azioni per il clima, perché diciamo, quando abbiamo incontri di lavoro, e succede abbastanza spesso, con quello che era il Ministero dell'Ambiente, adesso Ministero della Transizione Ecologica, ci sono una serie di azioni in qualche modo comuni all'agricoltura, tanto per dire combattere il dissesto idrogeologico, tutelare la gestione delle acque in modo efficiente, diciamo, sono compiti che sono in capo al Ministero dell'Ambiente, non fanno parte dei compiti del Ministero dell'Agricoltura. O la stessa adattamento al cambiamento climatico o mitigazione al cambiamento climatico sono compiti che istituzionalmente sono in capo ad altri ministeri. Quando poi si dice sì, va bene, ma per attuarli come possiamo fare? Si ricade inevitabilmente sulla PAC, cioè la PAC è lo strumento che mette i soldi materialmente in campo per politiche che sono nell'agenda di altre amministrazioni, di altri ministeri. Questo vale anche a livello comunitario, la DG Agri si confronta con una DG Clima, per esempio, che definisce obiettivi climatici, ma poi chi ci mette i soldi, chi ci mette la faccia in qualche modo, chi ci mette gli interventi, è la PAC e diciamo, tutta la filiera di soggetti che operano sulla PAC. Anche gli obiettivi specifici vedono un declinarsi di obiettivi chiaramente riferiti all'agricoltura. I primi quattro, per esempio, non sostegno del reddito degli agricoltori. Ricordiamocelo, insomma, l'obiettivo numero uno, si vuole sostenere il reddito degli agricoltori e questo giustifica il perché di tante scelte. Orientarsi al mercato più competitivo su ricerca, tecnologia e digitalizzazione, miglioramento della posizione degli agricoltori nella catena del valore, sostegno ai giovani agricoltori, ma poi se scendiamo in questi obiettivi abbiamo inevitabilmente obiettivi di carattere ambientale, mitigazione e adattamenti ai cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile, tutela della biodiversità. Insomma, ci si chiede a livello di battuta, e forse non tanto di battuta, se la PAC, se la A di PAC sia
corrispondente ad agricola, ossia corrispondente all'ambiente, politica ambientale comune, perché in effetti molti degli elementi della PAC hanno un risvolto ambientale. Se poi vediamo gli obiettivi strategici definiti nei documenti di programmazione, vediamo questi obiettivi ambientali o agroambientali, chiaramente agroambientali, obiettivi agricoli con un forte risvolto, un forte riferimento all'ambiente, vediamo costantemente diminuzione dell'uso di pesticidi chimici, riduzione delle vendite di antimicrobici per gli animali, aumento dei terreni ad agricoltura biologica fino ad aggiungere un livello del 25% a livello europeo e ancora riduzione di prodotti fitosanitari. Insomma, grande attenzione ovunque negli obiettivi strategici che vengono declinati dai diversi documenti di programmazione, quindi Green Deal, documento Farm to Fork, strategia sulla biodiversità, per citarne alcuni, grande attenzione agli aspetti ambientali. La PAC è una politica che si chiama agricola, ma è fortemente orientata agli aspetti ambientali. In Italia il documento di base è il PSN, ne avete parlato nel precedente webinar che avete organizzato un mese fa, quindi mi soffermo veramente molto brevemente su queste slide per dire con una punta di orgoglio, per così dire, per orgoglio per il mio centro e coloro che nel mio centro ci hanno lavorato, che l'Italia è stata nei tempi. Tradizionalmente siamo in ritardo quando ci sono scadenze a livello comunitario, questa volta siamo stati entro i tempi, ci sono altri paesi comunitari che non hanno ancora presentato, la Germania lo ha notificato il 20 febbraio, il piano strategico nazionale, alcuni paesi ancora devono farlo, chiaramente la notifica presuppone poi un esame a livello di Bruxelles, una revisione del testo sulla base di indicazioni che la Commissione può avere o di incongruenze che sono state trovate, che saranno trovate e che sono comunque possibili, che in qualche modo ci aspettiamo. È chiaro che lo scenario di questi giorni cambia molto, cambia parecchio su quello che potrà succedere. La PAC è fatta tradizionalmente da un primo e da un secondo pilastro, quindi aiuti diretti agli agricoltori e aiuti strutturali sulla base di specifiche misure che vengono e di specifici bandi che vengono predisposti a livello regionale a cui gli agricoltori possono decidere se aderire o meno. In entrambi i pilastri, il primo e il secondo pilastro, c'è una fortissima attenzione alla transizione ecologica, quindi gli importi sono rilevanti, 10 miliardi di euro fra primo e secondo pilastro, in cui abbiamo una chiara identificazione di ecoschemi, cosiddetti ecoschemi, su cui ho uno slide, ma penso sono interventi previsti dal primo pilastro che gli Stati membri devono attuare a tutela dell'ambiente e cui gli agricoltori possono aderire. Però abbiamo un sacco di una molteplicità di interventi che hanno una chiara finalità ambientale. E la finalità ambientale è anche individuata come leva di competitività, quindi da abbinare a sistemi di certificazione nazionali della qualità e da si auspica da poter in qualche modo fare incorporare anche da soggetti esterni ai paesi comunitari in modo tale che diciamo ciò che viene gli sforzi ambientali che la comunità europea fa siano non siano che la prepista in qualche modo di sforzi ambientali che vengono fatti da tutti i paesi che hanno rapporti commerciali a livello di prodotti agricoli con l'Europa. Quindi noi in sostanza faremo da apripista, gli altri si dovrebbero adeguare.
sinergia su questa transizione ecologica anche con gli interventi previsti al PNRR. Il PNRR si adegua sostanzialmente come obiettivi agricoli agli obiettivi della PAC, prevede interventi ad hoc per fotovoltaico, per il cosiddetto agrovoltaico anche, per il biometano, diciamo interventi in questo momento onestamente quanto mai benvenuti, interventi che erano previsti tecnicamente fattibili da tempo, ma diciamo sempre mai completamente attuati, e adesso invece stanno diventando direi di tragica attualità, e interventi per meccanizzazione e agricoltura di precisione. Uscirà nel corso di questo anno 2022 a valere sul PNRR un bando che incentiva l'acquisto da parte di agricoltori di strumenti di agricoltura digitale, bando su cui si sta iniziando a lavorare proprio in queste settimane. Salto la parte sui cinque ecoschemi, forse peraltro ne parlerà il collega che mi segue, almeno da quello che ci siamo detti prima di iniziare questa cosa. Ci saranno uno fra gli ecoschemi previsti. Riguarda il benessere animale e la diminuzione di uso di antimicrobici, anche qua forti interventi per un'agricoltura più sostenibile, una grande attenzione al benessere animale, grande interesse all'agricoltura biologica, quindi con aumento delle superfici e interventi coordinati fra primo e secondo pilastro. Quindi l'agricoltura biologica continua ad essere una priorità, intesa come agricoltura che ha un minore impatto sull'ambiente e una maggiore sostenibilità. Maggiore equità e maggiore sicurezza sociale, maggiore tracciabilità del lavoro nelle produzioni agricole e poi vediamo perché questo può essere rilevante anche nel caso dell'agricoltura digitale. Ecco, quindi in sostanza una PAC più attenta all'ambiente, più attenta al sociale, più sostenibile rispetto al passato, che faccia appunto da apripista a livello mondiale su un settore produttivo più competitivo e più equo. In questo contesto il PSN prevede una forte necessità di modernizzazione delle aziende agricole mediante l'introduzione di nuove tecnologie, cercando la parola digitalizzazione dentro il PSN che è appena stato, appunto, entro dicembre è stato inviato a Bruxelles. La troviamo ripetuta centinaia di volte, tutto è digitalizzazione. E tutto è innovazione, tutto è sistema della conoscenza, consulenza, formazione degli agricoltori, dare possibilità agli agricoltori di adeguarsi alle tecnologie che cambiano, di adeguarsi al mondo che cambia. Questo per quanto riguarda le linee di programmazione. Ho ancora 10 minuti, per cui salto questa slide sulla parte cambiamenti climatici. Siamo comunque in un contesto diciamo, il contesto è quello anche dal punto di vista ambientale, forte attenzione ai cambiamenti climatici. E passo a questa slide in cui abbiamo un agricoltore, su cui invece perderò un po' più di tempo, un agricoltore collegato, digitalmente collegato e circondato da dati. Allora, quando io ho iniziato a occuparmi di digitalizzazione dell'agricoltura, una trentina di anni fa circa, partecipando ai primi consessi internazionali, c'era un collega inglese che si occupava di agricoltura di precisione e che veniva considerato un po' il matto del gruppo, nel senso che continuava a insistere dicendo, ogni presentava lavori scientifici. Allora c'erano veramente i primi computer molto meno potenti di quelli attuali e lui diceva: vi rendete conto che un campo non è tutto uguale, vi rendete conto che è possibile prevedere
di fare pratiche di fertilizzazione, di uso di pesticidi in modo localizzato, in modo preciso rispetto alle reali esigenze del campo. Era considerato un po' il matto del gruppo perché sembrava che le tecnologie non fossero disponibili, sembrava di, così, di volere sparare una mosca con un cannone. In realtà aveva ragione lui, nel senso che è quello cui noi stiamo pian piano arrivando. Un agricoltore che ha strumenti, trattori collegati a ricevitori GPS che gli consentono di camminare in modo, di spostarsi in modo estremamente preciso sui campi. E sappiamo quanto costa proprio in gasolio, quanto costava, adesso costa, in questi ultimi giorni costa molto di più, quanto costa spostare un trattore, far funzionare un trattore ogni minuto e quanto può essere costoso un posizionamento errato del trattore nelle fasi in qualunque fase di lavorazione. Quindi trattori precisi, un agricoltore collegato a droni che sorvegliano quello che succede in campo, sensori sulle piante che consentono di capire lo stato di salute della pianta e capire se intervenire con fertilizzazione o con interventi irrigui o evitarli se non sono necessari. Diciamo, un agricoltore totalmente immerso nei dati e che interagisce con questi dati in modo smart, in modo intelligente. Mi soffermo un attimo sulla questione dei dati per evidenziare anche che voi sapete che in Italia esiste un DPCM che riguarda il Golden Power, cioè quegli asset che non possono essere venduti a soggetti stranieri e su cui il governo ha, diciamo, il potere di bloccare la vendita a soggetti stranieri. Ebbene, nel Golden Power, fra i dati ritenuti di importanza strategica per il paese, e mi spiace parlare di queste cose in questi giorni perché sembra che uno immagini chissà quali contesti di guerra, chissà quali strategie, ma anche nella strategia Golden Power, che nel DPCM Golden Power, che se non sbaglio è del 2019, si evidenziava come sono strategici per il paese anche i dati raccolti in campo da sistemi di guida automatica o da sistemi di agricoltura di precisione. Ecco, questo per evidenziare che questo agricoltore diciamo, che vive immerso in una nuvola di dati, circondato da una nuvola di dati, maneggia, comunque gestisce dati che sono così sensibili da essere inclusi addirittura nel DPCM Golden Power che è stato adottato dall'Italia. Allora, quali dati, per cosa, quali dati si possono raccogliere? Beh, innanzitutto si possono raccogliere dati da sensori, da apparati, da macchine, possibilmente interconnessi con internet, quindi tutte le macchine, tutti i trattori che per esempio raccolgono le colture, le mietitrebbie, possono fare mappe di produzione. Sappiamo benissimo oggi che aveva ragione il mio collega inglese 30 anni fa, i campi non sono tutti uguali, non è un campo da biliardo, ma ci sono zone più fertili e zone meno fertili, e quindi questi dati possono essere raccolti e possono essere elaborati successivamente. E altrettanto si può fare con sensori messi in campo. Questo vale ad esempio per i sensori che devono dare un supporto sull'irrigazione. C'è stato sempre il problema di quando irrigare e quanta acqua utilizzare nell'irrigazione. Adesso è possibile, a costi estremamente accessibili, mettere sensori in campo, più sensori per ettaro, e capire qual è lo stato di sofferenza della coltura o la prossima
sofferenza della coltura, quando deve essere irrigato, quando no, e questo è importante, lo sappiamo non solo per lo star, per la produzione, ma anche per evitare, per esempio, perdite di fertilizzanti dovute a irrigazioni eccessive. Altro aspetto, in parte l'ho citato, modellistica e mappe, diventa sempre più facile gestire i dati raccolti in campo in modo automatico, diventa sempre più facile o possibile fornire una consulenza agronomica mirata non solo alla singola zona, diciamo, al comune, non solo al singolo agricoltore, ma al singolo appezzamento dentro l'azienda. E questa consulenza è possibile fornirla in modo mirato, in modo semplice. In modo semplice vuol dire direttamente sul telefonino dell'agricoltore, senza che lui abbia conoscenza della modellistica, che può essere anche molto complessa. Noi come CREA abbiamo sulla modellistica team di lavoro che ci stanno appunto lavorando da anni, qualcuno anche da decenni. Il dato che poi restituiscono agli agricoltori è un dato estremamente semplice e immediatamente comprensibile. Immagini satellitari stanno diventando, oramai le immagini satellitari che fino a qualche anno fa erano costose e di difficile gestione, sono diventate gratuite e di gestione non semplice, ma molto più semplice che in passato, anche perché è aumentata la potenza di elaborazione. Quindi dal satellite è possibile raccogliere informazioni in tempo reale e con frequenze anche molto, molto strette, una volta a settimana, due volte a settimana, per fornire una consulenza che poi per l'agricoltore è una schermata, un numero, devi irrigare, devi fertilizzare senza troppi giri di modelli e di cose. Nel PSN, nella programmazione nazionale, si parla anche di interventi per il benessere animale. Questi interventi non possono che passare da forme di zootecnia digitale di vario tipo, ma quello che si vuole arrivare è capire esattamente qual è lo stato di salute dell'animale, in modo da poter, è possibile utilizzare sensori sull'animale che ne esaminano esattamente il comportamento minuto per minuto, in modo tale da capire se l'animale ha qualche motivo di sofferenza. Il principio base per gli zootecnici è che è un animale che non ha motivi di sofferenza, è anche un animale produttivo, e quindi il benessere animale per gli zootecnici è accoppiato, diciamo così, alla produzione, ed è un dato molto importante. Anche questo non può prescindere da una informatizzazione che la zootecnia ha già avuto in modo fortissimo, è stata una delle prime attività agricole a essere informatizzate, ma che sta procedendo ulteriormente con l'abbassamento del costo dei sensori e l'innalzamento, potenziamento della capacità di elaborazione dei dati da parte degli strumenti informatici. Tutto questo anche per arrivare a sistemi di certificazione delle produzioni, che vanno incontro a quello che dicevo prima, in particolare sugli impegni a livello sociale dell'agricoltura. È possibile creare banche dati che sotto forma di blockchain, che consentono di conoscere qualunque aspetto della produzione, per esempio associati a sistemi di gestione del personale o a sistemi di gestione dei trattori, e quindi della produzione che mi arriva a tavola. Io so esattamente, questo è il caso dell'olio di oliva, ma può essere applicato, per esempio, si pensava di applicare, ci sono varie esperienze, numerose esperienze italiane, anche di avanguardia, che consentono di applicarlo al settore delle conserve di pomodoro, dei pomodori pelati e delle passate di pomodoro.
consentono di sapere esattamente il pomodoro che io uso sulla mia pasta, dove è stato coltivato, chi è stato coinvolto in quella coltivazione, quanti fertilizzanti, quanti antiparassitari sono stati usati e che personale è stato utilizzato, che è un aspetto ugualmente molto, molto importante. Tutti questi dati vengono raccolti in un database con un'architettura blockchain ed è una cosa che potenzialmente è fattibile e il consumatore è in grado di avere questo valore aggiunto sul proprio telefonino, sul proprio computer e sapere esattamente che cosa mangia e come è stato prodotto ciò che mangia, che è un'informazione che diciamo, molti consumatori vogliono avere, c'è cioè una necessità di maggiore contenuto informativo del cibo che si consuma. Non da ultimo, noi non da ultimo per importanza, ma è l'ultima, una delle ultime mie slide, reti ad alta velocità, come Ministero dell'Agricoltura e come Mise si è lavorato tantissimo, e come regioni, peraltro, si è lavorato tantissimo nel cercare di portare la fibra verso le aziende agricole con l'obiettivo di fare in modo che questi dati che vengono raccolti in azienda possano colloquiare con applicazioni esterne. Quindi c'è stato uno sforzo pesantissimo per arrivare a servizi oltre 100 megabit. Quando dico pesantissimo intendo qualche miliardo di euro, visto che appunto si spara col PNR, ormai se l'ordine di grandezza è in miliardi di euro, l'intervento sulla fibra oltre 100 megabit è stato finora di oltre 3 miliardi di euro e già si sta operando per un piano al 2030 di un settore di un connessione anche per l'agricoltura al gigabit, che è una velocità che fino a ieri, non neanche tanto tempo fa, era appannaggio soltanto di centri di elaborazione dati molto importanti. E uno degli obiettivi anche in questo caso è quello di dare al mondo rurale una qualità della vita, di accesso ai dati, alle informazioni, comparabile con quello che si ha negli ambienti urbani. Come ho detto, molte delle mie slide le ho saccheggiate ai colleghi che lavorano su singoli aspetti della programmazione 2023-2027, quindi piano strategico nazionale, poi probabilmente di settore, e sul sito della rete rurale potete trovare in dettaglio per chi è interessato tutte le informazioni di dettaglio, dagli strumenti, come dicevo all'inizio, di programmazione generale fino ai bandi che saranno emanati nel momento in cui questa nuova PAC sarà definitivamente operativa. Per il momento si va sulla vecchia PAC, su cui comunque molti degli strumenti che ho evidenziato, che ho citato, sono comunque già disponibili e comunque testimoniano l'importante interesse per digitale e per ambiente della nostra PAC. Con questo avrei finito, vi ringrazio, sono stato più o meno nei tempi e sono ovviamente disponibile per ulteriori approfondimenti se è necessario. Benissimo, grazie dottor Bonatti. Ha detto bene, la A di PAC in una battuta è un po' agricoltura e un po' ambiente, ecco, uno dei messaggi onde evitare che ci siano dei contrasti, visto che siamo già abbastanza pieni in questi momenti di lotte per avere più ambiente, direi che si potrebbe avere più ricerca, più innovazione e più digitalizzazione, in modo da far convivere appunto la transizione ecologica con la competitività, avendo poi un'agricoltura digitale e smart. Mi ha fatto piacere anche la puntualizzazione sulla blockchain per sistemi di gestione del personale, che naturalmente possono andare incontro a quello che è il terzo pilastro della politica agricola comune, che è la condizionalità sociale e che è stato interessato di ampia attenzione. Io non voglio rubare tempo al
nostro secondo relatore, secondo naturalmente solo per ordine di intervento, che è Eros Gualandi, che ringrazio, che è presidente della cooperativa Il Raccolto, al quale io cedo la parola. Ovviamente ringraziando tutti coloro che sono connessi, se ci fossero domande le potete fare in chat e poi vediamo di trovare qualche minuto per poter assolvere ovviamente alle curiosità di ciascuno di voi. Presidente, prego. Sì, buonasera a tutti, mi sentite? Forte e chiaro. Bene, la condivisione dello schermo? Perfetta. Benissimo, allora iniziamo. Mi chiamo Eros Gualandi e rappresento una impresa agricola della provincia di Bologna, principalmente della pianura bolognese, che opera sostanzialmente in confine con la provincia di Modena, quindi una parte dell'azienda ricade anche nel territorio vocato alla produzione del parmigiano reggiano, ma due terzi dell'azienda invece vanno dal Reno verso l'Adriatico fino a metà della provincia di Bologna, quindi fino verso, diciamo, la Romagna. E qui lavoriamo direttamente 2.000 ettari, di cui 1.300 in proprietà e 700 in locazione o varie forme di conduzione tradizionali di questo territorio. La nostra particolarità comunque non è tanto questa, ma quella di essere un po' capofila al centro di un piccolo bacino di imprese agricole di dimensioni inferiori rispetto alla nostra, con la quale abbiamo degli interessi, dei bisogni comuni che fanno sì che noi con il nostro parco macchine e le nostre risorse si possa, a seconda dei casi, svolgere o anche solo qualche attività agromeccanica o anche arrivare a cogestioni di terreni per circa altri 2.000 ettari. In questo territorio, che ha tante vocazioni che si trasformano o in materie prime o in prodotti alimentari di eccellenza, noi abbiamo come base per la rotazione ovviamente i cereali tra i seminativi, ma produciamo anche foraggere e da quando la riforma dell'OCM bieticolo ci ha sostanzialmente ridotto a poche migliaia di ettari la produzione di barbabietole su tutto l'ambito provinciale, abbiamo sostituito quella produzione con l'introduzione del mais ad utilizzo sia food che feed che anche agroenergetico. Una parte della nostra azienda poi è in un ambito di vicinanza al pede collinare, la nostra provincia è attraversata dalla 14 e dalla via Emilia che delimitano la pianura col piede collinare, e nella parte piede collinare la vitivinicoltura è sviluppata, e in quell'ambito, oltre ad essere un po' di produttori di uve, non di vino perché non abbiamo la cantina, ma svolgiamo come dire, per conto di un capo filiera di trasformazione delle uve, un'importante attività di gestione della meccanizzazione di questa coltura. La filiera più recente che è stata introdotta nella nostra azienda è quella agroenergetica, di cui noi siamo anche i valorizzatori, quindi utilizziamo anche biomasse sottoprodotti delle imprese, della rete a cui aderiamo, e in ognuna di queste quattro filiere noi possiamo svolgere più ruoli, abbiamo più giacche, quella direi quasi dappertutto di produttori, in qualche caso grandi produttori o piccolo produttore, quella di esecutore di attività agromeccanica all'interno del gruppo delle aziende interessate, e in quella agroenergetica anche di valorizzatore delle produzioni di altre imprese agricole oltre che le nostre. Ciò che facciamo, diciamo che è di particolare coerenza alla vocazionalità territoriale. Ci è sembrato opportuno lavorare sulle produzioni che poi vengono trasformate in eccellenze alimentari che tutto il mondo ci invidia, e che a Expo 2015 di Milano si è visto l'interesse globale rispetto a questo. Non ultimo, mi riallaccio alle parole di chi mi ha preceduto, il nostro interesse anche sulle agroenergie,
è nato qualche anno fa, circa 6-7 anni fa, in maniera, come dire, per individuare le migliori condizioni di valorizzazione, ma anche per ripristinare la sostanza organica nei nostri terreni, che nelle aree non zootecniche, purtroppo, come tutto l'areale che va dal Reno all'Adriatico, lamentano una riduzione significativa continua della sostanza organica e quindi anche della fertilità dei terreni. E noi sappiamo quanto sia importante mantenere sostanze organiche e fertilità nei terreni per dare continuità alle produzioni. Quello che vedete in questa slide, che declina quello che è per noi la parola sostenibilità, ha poco meno di 10 anni, è nato più o meno nel 2010-2012. Sono considerazioni che come gruppo abbiamo fatto, e alla parola sostenibile, che troviamo sempre di più in ogni indicazione, noi la decliniamo prima di tutto come garantire redditività. Diciamo che la redditività un'impresa garantisce la continuità, un po' come la salute delle persone. In un contesto molto diverso da quando io, con già i capelli bianchi, ho iniziato a lavorare, che erano i primi anni 80, in cui si parlava solo di eccedenze che gli agricoltori producevano. Oggi abbiamo un paradigma completamente diverso e dobbiamo soddisfare un mercato alimentare crescente. Indicazione che nelle ultime settimane, stando alle tragiche vicende del conflitto che si è aperto in Est Europa, come dire, trova ancora di più amplificazione. Possiamo fare questo sviluppando processi di intensivizzazione. Dal dopoguerra in poi la terra arabile nel nostro continente europeo è solo diminuita, evidentemente, per le tante infrastrutture che è stato necessario costruire e l'aumento demografico. Quindi con meno terra dobbiamo produrre di più, aumentando però congiuntamente qualità e salubrità delle produzioni, migliorando anche la fertilità dei terreni, che sono l'elemento di continuità, e anche gli ambiti ambientali rurali. Direi che questo nostro ragionamento di una decina d'anni fa è ripreso totalmente da ciò che chi mi ha preceduto diceva spiegando le indicazioni di ordine generale della nuova PAC. E congiuntamente agricoltori e trasformatori in filiera abbiamo individuato in innovazione tecnologica e agricoltura di precisione già da molti anni elementi di costituzione di cantieri evoluti innovativi, il miglior strumento per riuscire a, come dire, dare corpo a ciò che abbiamo indicato alla sinistra di questo slide. Il parco macchine che utilizziamo è un parco macchine, contrariamente alla media delle macchine che sono in Italia, molto giovane. Noi effettuiamo il turnover delle macchine in tempi abbastanza ridotti. Le 6-7 campagne di attività per l'uso intenso che ne facciamo determinano la necessità di sostituirle, anche dal punto di vista, come dire, della computazione dei costi aziendali. Noi effettuiamo ammortamenti con tempi di ritorno pari ai tempi del finanziamento, quindi i 60-72 mesi, in modo che ci mettano in condizioni di poter sostituire, se il bilancio ovviamente dà risultati positivi, le macchine in quell'età, di modo che sia sempre possibile introdurre innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica ha un'obsolescenza molto più elevata di quella meccanica, quindi è bene tenere tempi brevi di ammortamento delle macchine. Il parco macchine che vedete va a cogliere tutte le esigenze di attività che sono presenti nel nostro territorio per le colture che abbiamo indicato. È un parco macchine che vede l'applicazione di precision farming di primo livello, quello che noi chiamiamo il miglioramento delle collimazioni delle passate di lavoro, sostanzialmente in tutte le macchine, con immediati come dire, risparmi non soltanto di input di mezzi tecnici, carburante o altro, attorno al 15%, ma anche e soprattutto riduzioni di tempi improduttivi, che sono sprechi, fino a un terzo dell'attività che svolgiamo. Quello dei tempi improduttivi è una grossa problematica nelle aziende agricole, e con queste tecnologie la si riesce a contenere significativamente. In questa slide, che è un'evoluzione di ciò che le guide assistite, automatiche e semiautomatiche, sono in grado di dare,
evidenziamo, come ad esempio nelle immagini in basso a sinistra della trattrice con il cantiere di distribuzione per diserbi o trattamenti, come le tecnologie, se come possono potenzialmente le tecnologie aiutare gli operatori. Nella slide di centro, dove c'è quel campo irregolare, di forma irregolare, e immediatamente alla destra lo zoom sullo spigolo in alto a sinistra, vediamo che facendo il perimetro di quest'area, peraltro anche irregolare, la macchina è immediatamente in grado, una volta chiuso il perimetro, fatto tutto il contorno con la prima passata di diserbo, di impossessarsi, tra virgolette, di avere padronanza dell'area, e ogni qualvolta quella macchina, la barra di quella macchina per il diserbo, per il trattamento, dovesse, come succede, incrociare aree già trattate, automaticamente gli ugelli di distribuzione si chiudono, evitando quindi sovrapposizioni, evitando fallanze, evitando, nel caso di apporti di fitofarmaci, il raddoppio delle molecole, che ovviamente potrebbero dare problematiche, oltre che al terreno, anche alle produzioni in termini di rilevazione di contaminanti assolutamente non graditi dal punto di vista della salubrità, come anche la possibilità di evitare, se si vuole, indicando dei percorsi da non trattare alla barra, di evitare di trattare delle aree che non è opportuno trattare. Mentre sulla destra vediamo quello che anche chi mi ha preceduto aveva indicato, sono mappe di produzione, o meglio di evidenziazione della disomogeneità produttiva che si ha in un campo di grano. La prima immagine a sinistra con i campi un po' bordati di rosso, che via via nel tempo diventano verdi, derivano dalla intanto conoscenza di questa disomogeneità che ad occhio un agricoltore o un operatore di una macchina non riesce a vedere, mentre i sensori sulla macchina sono in grado di rilevarli, che permettono anche di poter dare degli apporti mirati di nutrienti dove occorre e anche meglio quando occorre, che hanno portato nel giro di 5-6 anni ad avere il verde preponderante in basso a destra, che significa una quantità di prodotto superiore ai 70 quintali per ettaro, quando invece il primo anno di rilevazione l'avevamo solo nelle parti centrali. Ma quello che è importante è che queste rilevazioni, che peraltro dal punto di vista della nutrizione possono essere anche integrate dal fatto che è possibile monitorare in tempo reale, qui vedete l'immagine di un trattore che davanti a una specie di farfalla, agli estremi di questa farfalla ci sono dei sensori in grado di leggere il vigore, in questo caso del grano, seminato su sodo, su ex mais, di interpretare quel vigore presente in quel momento in quell'area in un apporto, che è diverso mano a mano che si avanza, e di indicare allo stand di concime che viene trainato dal cantiere di variare la quantità di nutrienti. Quindi possiamo dire che rispetto a qualche anno fa, in cui l'agricoltore faceva lo spandimento del concime, si possa passare alla nutrizione vera e propria delle piante. Un po' come anche nella zootecnia di precisione si effettua con alimentazioni mirate bovino per bovino. Prima si è visto un'immagine delle slide di chi mi ha preceduto, dove c'era un animale con vari sensori, un collare. A quel collare viene associata una dieta sua personalizzata, che fa sì che distributori ed integratori alla dieta possano permettere a quell'animale o a gruppi di animali omogenei una dieta variegata più rispondente ai bisogni espressi dall'alimentazione e dal nutrizionista. Arriviamo poi, dopo aver introdotto il primo livello, quello di base, quello delle guide semiautomatiche e del collegamento al GPS, un secondo dove abbiamo la variabilizzazione dei ratei delle mezzi tecnici distribuiti, a un potenziale terzo livello che vede anche sostanzialmente il monitoraggio della qualità delle produzioni. In questo caso, quella nella immagine in alto a sinistra, nella foto della pressatura del foraggio, la balla che esce dalla macchina è stata monitorata, e questi valori di monitoraggio qualitativi possono essere raccolti in forma informatica, indicati nel lotto, che in questo caso è una balla di mezza tonnellata,
e utilizzati al meglio dal nutrizionista in relazione alle integrazioni che potrebbero essere fatte. I risultati di questa operazione hanno portato ad avere una diminuzione dell'alimentazione a parità di qualità della trasformazione del latte prodotto da quelle bovine, un maggior valore che è stato possibile poi restituire all'impresa agricola che ha conferito il foraggio, superiore al valore di mercato, in quanto quel maggior valore lo si è potuto computare e in filiera ridistribuire. Fino ad oggi il foraggio veniva valutato solo in base a un elemento qualitativo e non a tanti, e al peso, cioè al dato ponderale. Oggi è possibile arricchire con queste conoscenze le valutazioni di valorizzazione di quel foraggio. Ovviamente anche in caso negativo, nel caso che ci fosse scarsa qualità, evidentemente. Stesso tipo di ragionamento, lo suo effetto anche per le uve, nel senso che in filiera si sono evidenziati quelli che sono i bisogni di trattamento delle uve, non più raccolte a mano, ma raccolte a macchina, la qualità delle bacche, degli acini che devono essere presenti al momento del conferimento, come anche altro aspetto importantissimo, la qualità di trattamento della vite, perché ci aspettiamo che anche l'anno successivo, alla vendemmia corrente, la pianta sia stata ben trattata da quelle macchine e possa produrre uguale o se non di più all'anno precedente. Come chi mi ha preceduto ha evidenziato, è possibile tracciare e rintracciare tutti questi elementi e possano essere di dote a corredo del conferimento alla trasformazione. Quella della sostanza organica, dicevo, è per noi un aspetto estremamente importante. Ci siamo anche dotati di una macchina di produzione statunitense, ma già presente anche in Europa, che è in grado di rilevare le variazioni del tenore di sostanza organica nello stesso campo. Questo fa sì che si possa essere messi in condizioni di capire se le procedure, le applicazioni, i processi che attuiamo per mantenere o meglio crescere la sostanza organica nei terreni danno risposte positive nel tempo, negli anni. Devo dire una cosa importante: è possibile avere tantissimi dati, ma è necessario poter avere tanti dati di tanti anni in successione, di modo che si possa meglio individuare elementi di statistica per riuscire ad avere migliori indicazioni di quello che può essere il dato attuale. Devo dire che nella nostra azienda è già da fine degli anni 90 che si sono iniziati a raccogliere, prima in modo un po' più rudimentale, tutti quelli che sono i dati aziendali. Un altro aspetto importante è che oltre alla conoscenza... Presidente, sì, non voglio apparirle maleducato, ma ci avviamo quando può verso la conclusione. Certamente, cerco di stringere in funzione del fatto di darvi anche le indicazioni che gli aspetti qualitativi sono anche importantissimi ai fini della valutazione aziendale, come ad esempio nei nostri impianti di produzione di biogas, o oltre al dato ponderale conosciamo anche i dati di ordine qualitativo che si trasformano in questo caso in metri cubi di biogas, ma potrebbero trasformarsi in latte se avessimo una scala di produzione da latte. Così come anche la possibilità di utilizzare questi strumenti per meglio apportare sostanza organica ai terreni. Abbiamo la possibilità, e vado avanti velocemente, di poter combinare sia quelli che sono dati raccolti dalle macchine, come ha detto chi mi ha preceduto, ma anche dati raccolti dai satelliti. E il compito di questo ragazzo, di questo agronomo che ha in mano un iPad invece di un manuale, è quello proprio di poter combinare e elaborare una serie di dati che può avere da varie fonti. E un altro aspetto importante è quello che questi dati possono anche essere organicati per attività burocratico. Questa è una slide, ad esempio, di un quaderno di campagna a cui vengono forniti i dati che si sono raccolti durante le attività, e un ulteriore vantaggio della piattaforma è quella che, oltre a svolgere un compito che altrimenti dovrebbe essere svolto a mano, è anche in grado di evidenziare da subito la congruità delle operazioni, sia in termini temporali che anche in termini di molecole
utilizzate di congruità alle piante. Quindi sempre di più quel ragazzo che è il nostro futuro agronomo digitale dovrà essere in grado di avere padronanza. È evidente che siamo nel pieno di una transizione nelle aziende agricole e mi auguro che le modalità, cioè le possibilità previste dalla nuova PAC possano permettere di introdurre meglio quelle tecnologie che abbiamo fatto fino adesso e soprattutto di formare bene il personale che dovrà utilizzarli, quanto è determinante. Vi ringrazio per l'attenzione che avete avuto e sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Ecco, grazie al Presidente Gualandi, perché è una declinazione pratica e soprattutto molto, molto efficiente di quella che è una realtà strutturata come la cooperativa Il Raccolto può fare, facendo bene. Ricordo, risparmio di input -15%, riduzione dei tempi produttivi -35%, di fatto con l'agricoltura di precisione si riesce a fare del bene all'economia e anche all'ambiente. Io una domanda ce l'avrei e la rivolgo magari a entrambi, vi chiedo la brevità naturalmente perché siamo alle battute finali. Come immaginate l'agricoltura fra 10 anni? Io ho ascoltato appunto quelle che sono state le evoluzioni e anche il parco tecnologico e quelli che sono i risultati, i monitoraggi, i vantaggi appunto anche a livello ambientale, la riduzione dei fitofarmaci. State già facendo un po' quello che ci sta chiedendo la Farm to Fork, una delle strategie contenute all'interno del Green Deal. Come ve la immaginate operativamente l'agricoltura fra una decina d'anni? Posso rispondere io per primo? Certo, adesso se... Bonatti, lei è d'accordo? In due minuti provo di spiegarvelo. Cioè, come immaginiamo e anche i timori che abbiamo. Non c'è stata possibilità di parlare di alcuni aspetti specifici della nuova PAC, che io immaginavo, più orientata a favorire e a fare valutazioni, considerazioni che poi si traducono in impegni, come ad esempio previsto anche negli ecoschemi, di maggiore applicabilità, nel senso che l'agricoltura di precisione è ineludibile e indiscutibile che riduce notevolmente input, che è in grado di orientare e di mirare la distribuzione di prodotti antiparassitari, un obiettivo di riduzione sia in termini quantitativi che anche di tossicità delle molecole, ma ad esempio non è in grado di annullarli. E salvo si pensi a un'agricoltura interamente biologica, per quanto c'è un'indicazione chiara di aumento di superfici significativo da qui a 10 anni nelle indicazioni della PAC di aumento di questa tipologia di agricoltura, abbiamo un periodo di transizione in cui avrei meglio visto, e ne sono anche preoccupato da questo punto di vista, indicazioni rispetto agli impegni degli agricoltori per ottenere una parte di quei denari importantissimi, perché se non si aderisce dagli ecoschemi la quantità di denaro per ettaro si riduce anche in maniera significativa rispetto alla sessione precedente, che vedessero più realisticamente quelli che sono i risultati dell'agricoltura di precisione, soprattutto in questo periodo di transizione. Mi auguro sia possibile ancora discutere i documenti che sono stati emanati, che sono oggetto di valutazioni queste settimane, perché l'agricoltura di precisione può fare tantissimo. Non abbiamo parlato di nulla, ad esempio, degli aspetti di miglioramento del settaggio delle macchine, della facilità di settaggio rispetto alle variabili, quindi della qualità delle attività agromeccaniche, così come anche del miglioramento della capacità di efficientamento delle macchine, essendo sostanzialmente in telediagnosi e in telemanutenzione, le macchine interconnesse sono in grado di fornire non solo i dati del terreno, delle produzioni, ma anche quelli delle macchine, quindi un combinato molto molto significativo, ma al quale non si può chiedere di fare l'impossibile,
agricoltore di precisione fa tantissimo, realmente migliora tantissimo, ma non può eludere dal fatto di comunque senza l'utilizzo di quelle di quei mezzi tecnici, di quegli agrofarmaci, troverebbe sicuramente minore rispondenza in termini di produzione agricola, che mi è sembrato di capire proprio in questi giorni essere tornato un problema centrale, quello della sovranità alimentare e dell'assicurare produzioni nei prossimi anni alimentari per la nostra popolazione. Grazie. Benissimo, ecco. Allora, provo io a rispondere a questa domanda. Sì, assolutamente, prego. Molto, molto rapidamente. Quando un produttore di videogiochi deve fare un nuovo videogioco, voi sapete, i videogiochi sono applicazioni che consumano più, maggiormente, che utilizzano più potenza del computer, no? Comprano il computer più costoso del momento, quello che la gente non si compra perché è troppo costoso, sviluppano il videogioco in 2 o 3 anni, perché sanno che fra 2 o 3 anni quel computer, ipercostoso oggi, avrà pezzi, diciamo, sarà alla portata di tutti. E questa è la sensazione che io ho. Noi stiamo parlando comunque, quando parliamo di agricoltura digitale, di tecnologie in qualche modo di frontiera, tant'è che il numero di aziende che utilizzano è limitato. Quando facciamo vedere la foto dei droni, non vediamo poi nei nostri campi decine di droni che ci lavorano, che fanno mappe di fertilità. Quello che mi aspetto di qui a 10 anni è una utilizzazione di massa di queste tecnologie di cui parliamo oggi a livello semi sperimentale o amatoriale, per così dire. Da questo punto di vista, attenzione ai dati. Ecco, l'ho detto in una delle slide che ho evidenziato, gli agricoltori hanno un grande patrimonio nel loro campo, che sono i dati. Queste applicazioni di agricoltura digitale raccolgono quantità enormi di dati, e dati che non devono circolare troppo, secondo me. Per esempio, c'è il rischio di dare troppo potere in mano, così come l'abbiamo dato con Facebook, con la profilazione che è stata fatta delle nostre persone, ad esempio, di dare troppo potere in mano a soggetti esterni all'azienda agricola. Quindi grandi applicazioni, diffusione di massa delle applicazioni di cui parliamo oggi, attenzione ai troppi dati che gireranno intorno al mondo dell'agricoltura. Ecco, sì, sul mondo dei dati, naturalmente ci sono già alcuni studi, perché chiaramente i temi sono: a chi appartengono i dati? Agli agricoltori? A chi ha costruito le macchine e quindi a chi ha dato la licenza magari di alcuni software? Alle imprese agromeccaniche, quindi ai contoterzisti che svolgono i lavori e che vengono comunque in possesso avendo la gestione della macchina, oppure, caso estremo o caso limite, se un fondo di gestione conoscesse i dati di una determinata area o di una determinata regione del mondo, può sapere che lì in futuro ci possono essere dei vantaggi o dei problemi per quanto riguarda la produzione, la produttività, la competitività, i cambiamenti climatici, che sono chiaramente una delle grandi variabili, ecco, del tutto del bene futuro. Ma non è un caso estremo, ecco, questo è il mio messaggio. Non, perfetto, ecco, allora attenzione a questo. La direzione è quella dell'agricoltura di precisione. Gli strumenti anche per investire ci sono, non soltanto la politica agricola comune, il PSR, abbiamo la nuova legge Sabatini, i finanziamenti dell'agricoltura 4.0, 500 milioni di euro che sono messi a disposizione per l'innovazione nella meccanica agricola all'interno del PNRR. Serve, naturalmente, servono delle politiche strutturate, serve una visione, e credo che questo sia uno dei temi che si devono affrontare per il futuro. Abbiamo già delle aziende virtuose, gli investimenti sono in crescita, naturalmente questo è quello che ci hanno detto sia ImageLine che l'Osservatorio del Politecnico di Milano, Osservatorio AgriFood, che tiene un po' monitorato il mercato. Naturalmente
c'è il CREA che è fondamentale con i suoi 12 centri in Italia, che va avanti e prosegue con quella che è la ricerca e sviluppo, non soltanto in agricoltura di precisione, non soltanto come, chiamiamolo, braccio operativo del Ministero per quanto riguarda la politica agricola comune, perché è stato visto al summit celebrativo dei 60 anni della PAC lo scorso 1° marzo a Verona come convegno di apertura della 115ª edizione di Fiera Agricola, quanto sia importante l'attività anche del CREA e degli enti di ricerca per quanto riguarda lo sviluppo di tecnologie in grado di promuovere la genomica nelle piante, e già lo si sta facendo immaginando a come sarà chiaramente il clima del futuro o la situazione produttiva del futuro. Proprio come diceva prima il dottor Bonatti, si lavora con quelli che sono non soltanto i computer più costosi e più performanti del momento, ma si cerca anche di andare avanti. Io ringrazio naturalmente i relatori Guido Bonatti del CREA, Eros Gualandi della cooperativa Il Raccolto, ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio ImageLine e ricordo appunto il progetto che ci ha permesso questo approfondimento, che è PartecipAC, promosso da ImageLine e finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del progetto INCAP. Ricordo i prossimi approfondimenti sulla politica agricola comune, il 4 aprile sulla gestione del rischio e il 2 maggio su sostenibilità tra ecosistemi e nuovo PAN. Io vi ringrazio, c'è un sito che è PartecipAC, che può ovviamente interagire fra i curatori, e io come Matteo Bernardelli sono uno dei contributor di questo sito, che si rivolge tanto agli agricoltori quanto agli studenti, proprio per l'importanza di far capire quella che è la politica agricola comune, che va a vantaggio, essendo un bene pubblico, va a vantaggio non soltanto del mondo agricolo, ma va a vantaggio di tutti noi, con la cura dell'ambiente, del paesaggio, con la competitività, con quella che è non il sovranismo, ma la sovranità alimentare, cioè cercare di dare cibo a costi calmierati per tutti, ed è appunto quello che anche i padri costituenti della politica agricola comune hanno pensato. Io mi riallaccio un po' a quello che è stato il grande evento sulla politica agricola comune, l'ha detto prima il dottor Bonatti, PAC, politica agricola e anche politica un po' ambientale comune, ci aggiungerei, come ha detto il sindaco di Verona Sboarina, la E di pace in questo momento particolarmente drammatico per l'Europa e per il mondo. Ricordiamo che la politica agricola comune è nata in tempo di pace e ha saputo garantire stabilità dei mercati e ha saputo garantire le produzioni agricole. Grazie per il tempo che ci avete dedicato, grazie ai relatori Guido Bonatti, Eros Gualandi, e grazie ovviamente a tutti gli ascoltatori. Appuntamento il prossimo 4 aprile, gestione del rischio. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie.